Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha consegnato una targa al presidente dell'Unione Pizzerie Storiche Napoletane Le Centenarie, Antonio Starita, un riconoscimento all'unicità e alla tradizionalità del lavoro che da 100 anni svolgono le più antiche pizzerie partenopee. Da dicembre scorso 10 famiglie di pizzaioli hanno deciso di mettersi insieme con l'obiettivo di preservare una tradizione che portano avanti da generazioni e che ha contribuito a diffondere il marchio Napoli nel mondo. Alla cerimonia in sala giunta ha preso parte anche il presidente dell'associazione Verace Pizza Napoletana, Antonio Pace, ed i rappresentanti delle 10 pizzerie centenarie che esporranno la targa fuori al proprio locale. Abbiamo avuto il piacere che il sindaco ci ha preso in considerazione dandoci il patrocinio in modo che possiamo divulgare questo nostro progetto che inizia, non finisce qua. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di mantenere tutto quello che siamo riusciti a trasmettere di quello che i nostri genitori ci hanno divulgato, insomma. Con la paura che qualcosa può andare perso, ci siamo detti diamoci una mossa e cerchiamo di essere uniti. Ne siamo riusciti a mettere insieme 10, forse ce ne sarà qualcun altro, ne siamo orgogliosi di iniziare questo percorso. A dimostrazione che la pizza è la storia di Napoli, la pizza è tradizione, cultura, radici profonde, ma sono anche pizzaioli che si sono innovati. Tra l'altro molto bello vedere generazioni di pizzaioli, quindi a conduzione familiare, i mestieri che si tramandano, e noi siamo orgogliosi che la pizza e Napoli abbiano un legame così forte che va riconosciuto da parte del sindaco di Napoli. Quanti riconoscimenti facciamo oggi alle pizzerie centenarie, domani, dopodomani si inaugura il Pizza Village nella città di Napoli, quindi ormai la pizza è uno dei motori anche del rilancio di Napoli in questo momento.